In base alla sua esperienza, quali sono gli elementi principali della misurazione statistica degli SDGs? Lo sviluppo sostenibile è una questione concreta, che si basa sull'analisi dei domini ambientale, sociale, economico ed istituzionale, considerando come principi catalizzatori l'universalità, la partecipazione e l'integrazione. Ma questo si traduce in indicatori statistici e proprio perché misurare è importante per poter proseguire verso lo sviluppo sostenibile. Indicatori statistici che l'Istituto Nazionale di Statistica e il SISTAN si è impegnato a produrre, a analizzare negli ultimi 3 anni. In particolare nell'ambito di questa diffusione sono presenti 303 indicatori e per ognuno dei 17 goal è sviluppata un'analisi appunto per ognuno dei goal, ma soprattutto nell'ambito di quest'ultimo rapporto è stato effettuato un approfondimento dovuto all'analisi delle disaggregazioni per genere, per disabilità territoriali, per migrazioni, proprio per portare avanti concretamente le misure quantitative relative ad uno dei principi base dell'agenda dello sviluppo sostenibile, Leaving No One Behind.